Ciao ragazze, oggi parliamo di acido ialuronico puro. Ragazze, basta, basta. Ho letto e sto leggendo tantissimo, in tantissime mi scrivete perché vi fidate della mia opinione. Martina, ma questo prodotto 100% acido ialuronico, che cosa intende? Sì, che ho contattato l'azienda e io ho detto: cosa intendete? Gli volevo dare un attenuante, che fosse solo un modo furbetto per raggirare il cliente dicendo: contiene acido ialuronico puro al 100% e non il 100% di acido ialuronico. Invece la risposta è stata: perché il signore contiene solo acido ialuronico? E questa è un'offesa alla mia intelligenza, è un'offesa all'intelligenza del consumatore, è un'offesa all'intelligenza di tutti i professionisti del settore. Perché l'acido ialuronico puro è polvere. E un prodotto, una crema, un cosmetico, già con l'8% di acido ialuronico, acquista una consistenza solida, densa, come un budino. Come un budino. L'avete presente? Un budino? La consistenza? Quindi neanche un siero, un budino all'8%. Perciò quando trovate queste pagine dove si propina, dove si lascia intendere che sia una cosa fantastica questo acido ialuronico al 100% puro, sappiate che non solo vi stanno prendendo in giro, ma che alte percentuali di acido ialuronico, quindi già se davvero una si applicasse per l'8%, a causa della capacità di questa molecola di trattenere tantissime molecole di acqua, le prenderebbe dalla vostra superficie, dalla vostra pelle, quindi provocherebbe una disidratazione del vostro tessuto, in questo caso della vostra pelle. Perciò basta fregature, basta prendere in giro il consumatore e soprattutto basta rendere ridicolo il settore cosmetico e dei professionisti della bellezza. Grazie per l'attenzione, spero di esservi stata utile, ero un po' agitata, mi sono anche tutta scapigliata a parlare di questo. Va bene, spero di esservi stata utile davvero, ragazze, ricordatevi sempre che noi in tutto il corpo, compreso nelle articolazioni, abbiamo 15 grammi di acido ialuronico. Quindi il senso di mettere tutto questo acido ialuronico sulla superficie non c'è, non c'è. Alla prossima.